Andrea, partita combattuta, alla fine diciamo che il Teramo la chiave l'ha trovata quando è andata sotto, è stato bravissimo a rimontarla subito, a recuperarla subito. Sì, è stati bravi a rimettere subito in parità il risultato, perché era stata un po' una mazzata, perché stavamo facendo una buona partita, c'è stato questo gol, una mezza mischia che la palla è rimasta dentro in aria, però siamo stati bravi a riprenderla subito e ce la siamo giocata alla pari, credo. Ma vale tanto perché comunque è stata una bella partita con due squadre che si sono affrontate cercando di vincere la partita, sia noi che loro, e penso sia venuta fuori una bella partita, anche per noi in campo è stata bella da giocare. No, un giudizio positivo, ripeto, è stata una partita equilibrata, ce la siamo giocata alla pari tutte e due, penso che potevamo vincerla sia noi, potevano vincerla anche loro, è venuto fuori un pareggio che però penso... dal punto di vista proprio della prestazione si soddisfi un po' tutte e due le squadre. Ecco. È stata una bella partita, anche noi tra virgolette in campo ce la siamo gustata, nel senso che comunque è stata una partita bella da giocare e penso che sia stato fatto un passo in avanti da parte nostra. Senti Andrea, l'ultimissima X da parte mia, X anche nella sfida tra playmaker Proietti contro Arrigoni? Ma non lo so, questo... facciamo X, è finita X la partita, per cui non ci sono diciamo, duelli che contano individualmente, quindi l'importante è stato il risultato della partita. Secondo me, a parte potevamo non prendere gol, potevamo secondo me riuscire a fare qualcosa di più, perché è vero che a volte loro sono stati superiori a livello del gioco, però secondo me se guardiamo le occasioni sulla carta siamo stati superiori. Matteo, lo stress test non è solo per il Teramo adesso, è anche per voi difensori. Oggi Marilungo, Torromino, Ferrante, domenica prossima Antenucci, Simeri, poi ci saranno Denis. Insomma, è un periodo per voi difensori centrali complicatino. Sì, sicuramente, però secondo me queste sfide sono ancora più belle da affrontare, perché sapendo di giocare contro attaccanti di grande livello, perché hanno fatto serie superiori a questa, secondo me l'affrontiamo... Per assurdo l'affrontiamo più concentrati e secondo me possiamo fare delle buone prestazioni.